Sono trascorsi 30 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II alla Sinagoga di Roma, la prima di un pontefice in un tempio ebraico. Era il 13 aprile del 1986 e ad accogliere Papa Wojtyła c'era Elio Toaff, per mezzo secolo rabbino capo della città e figura di riferimento dell'ebraismo italiano, scomparso un anno fa. Fino al 14 luglio il Museo Ebraico ospita la mostra 1986-2016, trentesimo anniversario dello storico abbraccio tra Papa Giovanni Paolo II e Raffaello Toaff. A curare l'esposizione, che ospita immagini, documenti, opere d'arte, la nipote del rabbino Toaff, Lia, che sottolinea come l'evento celebri due figure che hanno segnato la storia dei rapporti ebraico-cristiani. Qui al museo presentiamo sempre, raccontiamo appunto l'apertura che c'è stata nel 1986 e poi sulla scia di questo importante incontro ne sono venuti altri due che comunque hanno in qualche modo continuato quello che era iniziato 30 anni fa. Da lì sono cominciati dei rapporti davvero stretti che oggi diamo per scontati, ma che in realtà allora non erano poi così scontati, nel senso che non c'era mai stato un rapporto così stretto e personale tra le due istituzioni, possiamo dire. Lì dove si testimoniano persecuzioni e dolori e si documenta la tragedia della Shoah, la mostra vuole celebrare un gesto di dialogo e fratellanza in un momento in cui devastazioni e violenze scrivono la storia del mondo. Ad affiorare sono soprattutto i ricordi personali del rabbino e il suo speciale rapporto d'amicizia con San Giovanni Paolo II, ancora Lia Toaff. Quando Giovanni Paolo II si ruppe il femore e fu ricoverato all'ospedale Gemelli, e nonno si presentò con una lettera chiedendo appunto di poterla consegnare al Papa, che era appunto ricoverato. Gli dissero che appunto il Papa non poteva ricevere nessuno perché era a letto naturalmente. Mentre nonno stava andando via fu inseguito dal segretario del Papa, il quale gli disse che il Papa voleva incontrarlo, e quindi nonno raccontava divertito del fatto che avevano avuto un rapporto tale per cui lui aveva visto il Papa a letto e che questo gli aveva raccontato di quando lui si era rotto il femore, quindi avevano fatto, diciamo, era un rapporto di amicizia, e lo dimostrano anche, diciamo, le lettere che sono qui esposte. Tra i documenti presenti anche una preziosa opera d'arte, uno dei due raffinati piatti creati e donati in quell'occasione da Georges De Canino. Per il pontefice scelsi i colori del bianco e del giallo in omaggio allo stemma pontificio, alla bandiera vaticana, ma con un altro anche secondo significato: il bianco immacolato dei milioni di martiri e il giallo per ricordare i 3,5 milioni di ebrei polacchi assassinati nei campi di sterminio. L'altra, bianca e blu, appunto era un omaggio al mio maestro, a Rav Elio Toaff, Zichrono Livraka. Era un omaggio alla sua sensibilità, alla sua lungimiranza, alla sua profonda amicizia verso un amico, un fratello, perché Giovanni Paolo II non era solo appunto il pontefice, il rappresentante della Chiesa cattolica, era un amico. È un amico profondo. Questa testimonianza ne abbiamo avuto il pieno vigore con il testamento, quando Giovanni Paolo II ha ricordato il suo amico rabbino Elio Toaff.